Quando ho visto i lavori che Bart Ehrman produce fin dai tempi dell'inizio dell'avvento del digitale, c'è da dire anche che lui aveva già cominciato prima, ma era un pochino più complicato riuscire a creare questo tipo di immagini fotografiche. E ne sono rimasto molto entusiasta dal suo originale senso dello humor, dalla voglia di interpretare un mondo tutto personalizzato, ma che potrebbe essere condiviso dal pubblico. E a questo punto ho deciso di invitarlo a esporre al Servizio Fotografia. Poi lasciamo spazio, quindi uno, due, tre, quattro. Andiamo avanti. Questa è la sala dove abbiamo i nostri muri. Questa è la sala ancora. Questo palazzo è meraviglioso, io non l'avevo mai visto e gli spazi dentro sono fantastici per fare delle mostre con questi muri grezzi che non hanno colore, non hanno disegni che portano via l'interesse all'opera che si attacca al muro, poi anche i faretti che illumina tutto meravigliosamente, quindi penso che sia una cosa fantastica. Beh, il mio modo di fotografare è più che altro un disegnare con la fotografia, l'opera di un pittore, ma io come pennello uso la macchina fotografica, quindi comincio a fotografare varie cose e poi me li metto insieme e creo io l'ambiente, creo l'atmosfera, crea la situazione, insomma. Quello che fa un pittore quando ha una tela bianca, colori e un pennello e lui comincia e disegna lui una sua creazione. Twiga. Che cos'è Twiga? Twiga è il libro che avevo fatto prima ed è la parola in swahili del nome della giraffa. Siccome tutto ha iniziato con la giraffa, che è questa che mi aveva affascinata, questo animale che già per sé è assurdo, un animale diciamo preistorico, perché non esiste nient'altro con un collo lungo così, le gambe lunghe così, e che si muove a onde per camminare. Allora la giraffa, la parola giraffa suona un po' così, quindi dovevo trovare qualcosa che rendeva anche quello interessante e sono andato a cercare come lo chiamano loro, da dove viene la giraffa, e sono andato a cercare su internet nelle traduzioni, e in swahili si dice twiga. La mostra avrà circa 80 fotografie e si chiamerà E se fosse vero? E se fosse vero è perché? Perché tutto quello che ho creato non è vero, non è possibile che sia vero, ma è talmente fatta che sembra vero. Perché l'idea è questo, il non vero farla diventare vero, creare delle situazioni che la gente rimane perplesso, che io stesso rimango perplesso, perché ogni volta che metto insieme delle foto in un ambiente che creo anch'io, perché non tutte le foto fatte con ambiente già esistente, io faccio anche gli ambienti, fotografo pezzi di plastica, pezzi di legno, poi fotografo tantissimi cieli, poi deformo tutto, le metto insieme e il pezzo di plastica diventa come un enorme terreno asfaltato.
però lo faccio così che ci metto su delle luci che sembra che queste luci vengano dalle nuvole che poi aggiungo dopo. Una manifestazione importante, il bilancio è un bilancio estremamente positivo. Io voglio semplicemente ripercorrere brevemente il percorso, no, che la manifestazione ha fatto nel tempo. Nel 2003 l'allora curatore Libero Musetti propone all'amministrazione comunale di Seravezza, l'assessorato della cultura, l'assessore Danila Giovannetti all'epoca, propone di investire sulla fotografia in un periodo, diciamo così, stagionalmente morto come era quello dell'inverno, e si apre con una mostra dedicata a un grande autore della fotografia italiana che è Giovanni Omicini. E la mostra ebbe subito un grande risultato, un grande successo, e da quel momento in avanti siamo arrivati ad oggi. Una svolta importante è stata quella del 2005, perché nel 2005 la mostra di fotografia viene dedicata a Walter Rosenblum, grande fotografo americano, purtroppo scomparso. E Walter Rosenblum, quando arriva qui a Seravezza, propone una formula, diciamo così, diversa, non una semplice mostra, ma una rassegna che in qualche modo si arricchisse specialmente di momenti in cui il lavoro del grande autore venisse a contatto e venisse a confronto con un mondo amatoriale sempre più in crescita che si stava in quegli anni sviluppando e interessando di fotografia. Dopo questo suggerimento importante da parte di Rosenblum, Seravezza Fotografia è diventata appunto una rassegna che si è arricchita di grandi
mostre, ma non solo, si arricchita di workshop, si arricchita di momenti come quelli dei portfolio, momenti di dibattito, di incontri culturali, e quindi è diventato appunto a tutti gli effetti un qualcosa di più di una semplice mostra di fotografia. Voglio ricordare che qui sono arrivati tra i più grandi fotografi attivi a livello internazionale, Joel Peter Witkin, James Nachtwey, Roger Ballen, Erwin Olaf, Romano Cagnoni lo scorso anno, insomma una grande manifestazione sicuramente.